Allora, il prossimo spettacolo che andrà in scena si intitola Dottor Jekyll e Mr. Hyde, è frutto di una collaborazione tra il progetto europeo Come Here dell'Università Sissa di Trieste e il progetto europeo Teampad dell'Università di Siena. Dunque, prima di tutto permettetemi di spendere due parole e di ringraziare il gruppo Come Here che ci ha coinvolto in questa splendida iniziativa e in particolar modo la dottoressa Francesca Serra, con la quale abbiamo collaborato direttamente per l'organizzazione di questo evento. Io e il dottor Riccardo Martini siamo qui stasera a rappresentare il progetto Teampad, che è un progetto europeo di durata triennale, che il cui tema principale è la ricerca contro l'AIDS. Il progetto vede la collaborazione di 5 istituzioni, 3 italiane, una spagnola e una francese, coordinate dall'Università di Siena e in particolar modo dal professor Maurizio Botta, che stasera non ha potuto essere presente, ma che ha partecipato con entusiasmo all'organizzazione dell'evento. Per noi è molto importante far conoscere alle persone le nostre attività di ricerca, i nostri obiettivi e i risultati che otteniamo. E questo è abbastanza semplice se rimaniamo all'interno della comunità scientifica, mentre è difficile esporre le nostre attività e i nostri risultati a un pubblico che non è di tipo scientifico. E in questo Comia ci ha aiutato, e quindi ringraziamo questa organizzazione per averci coinvolto in questo evento. Quindi godetevi lo spettacolo e buon divertimento. You have AIDS, I hate to tell you, boy, that you have AIDS. You got the AIDS. And you may have caught it when you struck that filthy needle in here. Or maybe all that unprotected sex that you need. It isn't clear. Please, lady, me gusta el fierro como me dice una pusera. Abasta todo. Está tan borracho. Borracho de todo. Ya voy a decir, bueno, pues, break the emotional fervor, but how can we stay on hope when people are dying every day from a disease the CDC has yet to name? For crying out loud, if the CDC won't name it, at least demand the press stop calling it grid. Poderoff, que derrubava as defesas do corpo e desafiava os médicos. Os cientistas deram essa doença o nome de showing any symptoms. So protect yourself. Not having sex is one way to avoid AIDS. Il progetto Teampad è frutto di una collaborazione internazionale fra il mondo accademico e quello dell'industria per trovare una nuova cura contro il virus dell'HIV. Sono nato grazie allo sforzo congiunto di molte istituzioni europee che hanno messo in campo le loro forze, quali il tempo, il denaro e la cosa più importante di tutte, la conoscenza acquisita. Sì, ed è proprio la conoscenza ad essere l'arma più importante per svolgere la missione per la quale sono qui. Quale missione? Quale missione? Ovvio, quella di fare un altro piccolo passo per capire quali sono gli aspetti più oscuri della replicazione del virus che porta all'AIDS. Tramite una piccola nuova molecola che sia capace di bloccare il virus in un modo del tutto nuovo rispetto a quello che sono i farmaci attuali. Be sure that you see that this is not HIV. And this disease that kind of makes your immune system sort of go away. It's probably nothing, but I just thought I'd tell you. Perché questa causa non è solo sulla AIDS. Quindi cominciamo a parlare dei veri problemi di questo processo, l'odio della gente, la nostra ripugnanza, la nostra paura. Sta curando queste persone? No, si curano da solo. Bravi! Oh,
story. I wish it was something less serious. But it is, you've got the superiore, diventa così fragile e
Alzate gli occhi al cielo per cercare un Dio che in fondo a voi amore. E non vi rendete conto di quello che voi chiamate Dio? Ce l'avete qui, di fronte ai vostri occhi, in tutta la sua microscopica grandezza, pronto ad infondersi in voi cielo dopo cielo. Ma guardatemi, non sono forse splendida, di forma perfetta, senza ombre, senza dubbi, senza cattiveria alcuna? Siete voi a doverci immaginare come dei nemici, ad odiarci. Ma no, ma sempre, sempre, quasi che non abbiate sempre bisogno di un nemico per sentirvi vivi. Ma noi, no, noi non vi odiamo. No, noi vi amiamo, sì. Noi vi amiamo da morire. Mi fate ridere voi piccoli uomini, per quanto piccolo possa essere io, siete così piccoli e insignificanti. Sì, sempre lì ad andare ad analizzare tutto, ad interpretare cose, ad inventarvi il resto. Wow. Ma se fosse capitato meglio, che ne so, in un altro posto, in un'altra epoca, oh, ma chissà quali grandi imprese avrei potuto compiere. E invece ognuno il suo destino, e a me è toccato il ventesimo secolo. Il mio primo ricordo risale all'Africa. Le foreste fitte e oscure del Congo. La taglia è la terra. La vita che nasce e muore senza consapevolezza della propria esistenza. Secondo alcuni, come voi vi siete evoluti dalle scimmie, anche noi ci siamo evoluti da un virus dei primati. No, 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 lasciatevelo dire, non mi è servito proprio a niente. Sì, l'Africa. E alcuni cacciatori sono stati morsi da degli scimpanzé durante alcune battute di caccia. E il virus della scimmia, una volta che è nuovo, che ha cominciato a mutare e evolversi, fino ad adattarsi al nuovo ambiente umano. Alcuni semplici uomini hanno organizzato che, visto che l'AIDS è una malattia prevalente di funzione sessuale, che anche il primo uomo doveva avere la sorpresa così, amando una scimmia. E anche se le signore qui presenti, pensando ai loro mariti, non troveranno questa teoria così assurda, beh, vi posso assicurare che non è. Voi uomini non finirete mai di stupirvi con le balle che riuscite a raccontare a voi stessi. Ah, sono quella santa dell'encefalina che riesce a capire quello che avete in testa. Ma la teoria è... piace di più, la versione preferita è quella in cui vi date la colpa da soli. Ah, sì! Sì, perché appena ne fate una giusta, zacchete e finite per pagarne le conseguenze. Dunque, la teoria vuole che negli anni 50 abbiate avuto un colpo di fortuna spettacolare, vaccinando mezzo mondo ed eliminando la poliomielite. Oh, scusate, qualche secondo di silenzio in memoria della cara estinta. E dopo aver eliminato lei, che cosa succede? Spunto fuori io! Proprio a causa, sostengono alcuni, di quelle stesse vaccinazioni. Ma che tempismo! Ma che colpo di scena! Sì, il mio arrivo come un segno del destino, l'HIV, il virus universale, il vendicatore di tutti i geni, di tutti i bambini che voi ogni giorno uccidete, massacrate, sterminate! Con i vostri saponi, con i vostri orribili veleni, con i detersivi, gli antibiotici, gli antiretrovirali. Ma io ero diverso, io ero più fuoco. Decisi che non mi sarei sporcato le mani con voi, no! Decisi che mi sarei limitato a distruggere le vostre difese immunitarie, lasciando che i miei amichetti, virus, batteri e microrganismi vari, vi mangiassero vivi. Ero pronto a fare il grande salto, fare quella persona in piena forma e ottima salute. United States, I'm coming! Pagamanno, professor Uccio, è un pagamanno! Vi prego, scusatelo, non sa quello che dice. Volete un esempio? Vi ricordate il recettore CCR5, quello tanto caro ad HIV per poter entrare all'interno delle cellule? Bene, alcuni di noi possiedono una versione leggermente più corta di questo recettore, una versione locale.
vi racconterò una storia. Tutto ciò comincia circa 700 anni fa, durante un'epidemia di una qualche pestilenza della quale non è rimasta la memoria storica. Meno male. Ah, sì! Tempi gloriosi quelli per noi malattie. Scorrazzavamo per imperi e per nazioni, rovesciando troni, decimando popolazioni e compiando il destino di re. E fu in quell'occasione, per la prima volta, grazie all'epidemia, che si diffuse la mutazione nei nostri geni. Le persone che avevano un CCR5 mutato, una versione un pochino più corta, diventarono immuni alla pestilenza. Quindi, chi aveva la mutazione sopravviveva, mentre chi sfortunatamente non ebbe la mutazione morì. Questo portò alla riproduzione solo di chi aveva la mutazione e quindi alla trasmissione come eredità genetica alle generazioni future. E questo, a 700 anni di distanza, rende alcuni di noi, anche oggi, immuni al virus dell'HIV. I più resistenti all'HIV sono i nordici. Circa un 20% della popolazione risulta essere immune al virus dell'HIV. In Italia? In Italia siamo intorno a un 5-6% della popolazione. Questo vuol dire che 10-12 di voi, probabilmente in questa sala, sarebbero immuni a un incontro con il Mister AIDS. O addirittura, probabilmente lo hanno già incontrato e neppure se ne sono accorti. Vengino! Vengino, signori e signore! È una red russa! Amore libero o Mister AIDS! Chi vuole conoscere i propri geni? Chi vuole tentare la sorte e vedere se è immune? Eh? Ma cosa si offre? Nessuno! Professor Luce, allora? Beh, ma soprattutto quando arriverà quel mio erede che riuscirà ad avvicinarsi al vostro recettore più piccolo? Beh, in attesa c'ho l'80% della popolazione, come dice il professor Lucio. Beh, mica male, il resto del mondo è reticente. Anzi, mi accoglie molto bene, caro professor Lucio. Anzi, caro AIDS, lo scopo del progetto TIMPAD è proprio quello di trovare delle piccole molecole, qualcosa che sia capace di fermare il nostro problema della farmacoresistenza. Capace di fermare? Eh? Volete qualche esempio? Beh, tenetevi forte, perché si tratta di una proteina del virus altamente conservata tra le famiglie di HIV lontane tra di loro. Per usare delle parole più semplici, questa mantiene sempre, sempre la stessa funzione e non viene modificata. Perché se venisse modificata, il virus risulterebbe semplicemente il nome. Invece no. Adesso iniziate a condividere il mio stesso entusiasmo. I dottori che lavorano nel progetto TIMPAD stanno appunto studiando questo piccolissimo componente del virus, che è grande appena 100 aminoacidi. Ma sì, ma professor Lucio, ma non si capisce niente, poi sono io quello che non parla con le cellule, aminoacidi di qua e capsule di là e nulla. Ok, va bene, ma almeno lasciatemi dire come l'abbiamo chiamata. Dai, come l'avete chiamata? Beh, essendo una proteina del nucleo capside, l'abbiamo semplicemente chiamata nucleo capsid protein 7, cioè NCP7. Questo elemento è ancora molto misterioso, infatti Mister AIDS ha cercato con tutto se stesso di tenerlo nascosto. Ma degli illustri colleghi prima di me sono stati capaci di individuare questa piccola proteina così necessaria al virus. Qual è la funzione della proteina? Qual è la funzione della proteina? La funzione di questa piccola proteina sono molteplici le funzioni. Per esempio, fa sì che altri enzimi, come quelli menzionati prima, come la proteasi, la trascrittasi inversa e integrasi, assumano la giusta forma, cioè si trovino nella posizione corretta per poter svolgere le loro funzioni. Avete capito di cosa sto parlando? Cosa stiamo cercando di fare? Cosa stanno cercando di fare gli scienziati TIMPAD? Signore, stiamo cercando di trovare qualche cosa che sia capace di bloccare il virus dell'HIV in diverse fasi e quindi di impedire il processo della malattia dell'AIDS. Oh, finito l'esercizio. Tutto bellissimo, sì, tutto bellissimo, dottor Tempa.
potremmo sempre dire che io posso mutare una parte della proteina e cambiare di carattere. Non avessero intenzione di obiettare con frasi del tipo tutto bellissimo, dottor Feinberg, ma dovremmo sempre cambiare qualche parte della proteina. Beh, ricordo che illustri colleghi prima di me hanno già chiarificato questo punto. Praticamente hanno visto che una mutazione all'interno di questa proteina rende il virus inattivo. Quindi, se il mister AIDS qui sotto volesse intraprendere questa strada, sarebbe come darsi la zappa sui piedi. Se sempre se mister AIDS avesse i piedi e sapesse maneggiare una zappa. Professor Lucio, eccoli i miei piedi. Simpatico il nostro professor Lucio, che ci ha annoiato terribilmente con i suoi tecnicismi medici. Io invece ci tenevo un po' a raccontarvi, perché oggi, i fatti vengono sostituiti dal gossip. E poi la verità diventa così opinabile. Ma ci sono riuscito solo in parte con queste continue interruzioni qui del professor Luce. Ma non mi piace stare con voi. Oddio, mi piace molto di più stare dentro di voi, ma... Ah, stasera... Ah, sì, finalmente. Non vedevo l'ora. Ah, sì, anche io. Dai, vieni qui, su. Ho voglia di baciarti. Sì, amore, ecco. C'è una cosa da fare, signori. Vi saluto, ci vediamo. Una dai, volta. Togliti tutto. Sì, amore. Aspetta. Che cosa c'è? Beh, non è che, cioè, avresti un... Ah, sì, no. Ho capito. No, aspetta, come avresti... Aspetta. Un... Aspetta, che cosa? Aspetta, dai, che cosa? Oh.